Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoli a Vita. Oggi iniziamo in strada. Sono uscito perché avevo bisogno di un caffè. C'è proprio Starbucks qui accanto a casa. Iniziamo col digiuno intermittente, come sapete già. Oggi penso che andremo ad allenarci e fare gambe. Vi porto con me e poi magari vi parlo un attimino un po' di più nel dettaglio della mia alimentazione in questo momento. Detto questo, godetevi il video. Se vi piace lasciateci un like e iniziamo. Eccoci qua, allora mi sono preso un mocha frappuccino skin, quindi con dello sciroppo senza zucchero e con il latte scremato, ovviamente Giulio, quello succede sempre. Questo dovrebbe avere 100 calorie. Quando vado ad esempio da Starbucks, state attenti a non prendere ad esempio che ne so, il mocha latte o queste bevande qui che magari sembrano solamente caffè ma in realtà hanno anche 300-400 calorie. State molto molto attenti. La cosa buona è che non ci sta Starbucks in Italia, quindi non penso ci siano questi problemi, ma se voi prendete anche un cappuccino normale e ci mettete un cornetto accanto, sono 300-400 calorie. State attenti per questo, controllate le calorie prima di andare a prendere qualcosa. Questo 100 calorie è buonissimo. Adesso inizio a fare un po' di lavoro che, avendo finito con l'università più o meno, ho fatto il 95% di quello che dovevo fare, mi devo mettere a fare un sacco di questi programmi e è un bilancio che mi piace tantissimo, devo bilanciare le due cose, c'ho l'ingegneria che è un sacco strutturale da lavorare e poi c'è questa cosa qui che invece muscola vita, è un sacco creativa, posso aiutare voi personalmente, mi piace tantissimo, quindi mi metto a fare un po' di programmi e ci sono. Mezzogiorno e 20, sono appena tornato a casa, ho fatto 2-3 ore di lavoro lì da Starbucks e pasto pre-workout mezz'ora prima di andare ad allenarmi. Mi faccio semplicemente una mela, niente di più, non voglio essere troppo appesantito, e una mela sto a posto. E no, scherzo, ero sicuro che pensavate Caffeine Pro, perché le prendo sempre prima dei workout, soprattutto per la parte superiore del corpo, perché voglio andare a bomba e la caffeina mi aiuta un sacco. Però purtroppo più caffeina consumi e più cresce la tua tolleranza alla caffeina e quindi ti fa meno effetto. Cosa faccio io per combatterlo? Quando alleno le gambe non prendo niente, quindi zero caffeina quando alleno le gambe, quindi 2 giorni su 6 di allenamento. Gli altri 4, parte superiore del corpo, mi prendo una pillola di caffeina pre-workout. Ci vediamo in palestra. Bentornati ad un altro voiceover. Oggi parliamo di gambe. Vi sto facendo vedere il mio allenamento gambe. Inizio con questi walking lunges, che è il mio movimento preferito, che sto facendo penso negli ultimi 2 mesi, per iniziare a riscaldare le gambe prima di fare l'allenamento. Quindi semplicemente faccio 2 serie, faccio il passo, saranno che ne so 25-30 metri e sono sicuro di riscaldare le gambe in questo modo. Passo poi al primo esercizio, che è il hack squat. Nell'ultimo video di gambe vi avevo parlato come non sto facendo più gli squat. Per quale motivo? Perché non ve l'ho mai detto veramente nel dettaglio, ma mi sono infortunato un bel po' di volte facendo lo squat. E soprattutto dopo che ho parlato con altri personal trainer in palestra, mi hanno controllato la forma, mi hanno detto che devo fare in questo modo. Stavo facendo tutto perfettamente, ma quando inizio a caricare ho un dolore al lower back, quindi al fondo schiena, che praticamente mi ha detto ma perché non ero costante, facevo gli squat ogni 2x3 mi facevo male. Ho detto passo al hack squat, che è un movimento che mi permette di allenare le gambe con più costanza e che mi piace anche di più. Sì, magari è meno faticoso, ma mi aiuta ad essere costante, e come sempre ragazzi è la costanza. Se voi ad esempio non allenate le gambe perché odiate fare lo squat o odiate fare tutta una giornata dedicata solamente alle gambe, quello che potete fare è o trovate degli esercizi che magari sono meno ottimali, non sono lo squat, però sono esercizi che magari vi piace più fare e comunque progredite. Quindi ricordatevi, un esercizio in cui progredite e meno ottimale è meglio che un esercizio ottimale, tipo squat, in cui però non state progredendo. Quindi ricordatevelo sempre. Detto questo, passo al secondo movimento, che è questa leg press unilaterale. Ragazzi, mi piace tantissimo questo movimento. Se potessi, forse anzi, da ora in poi proverò a fare solamente, quasi esclusivamente, quel movimento e provare a sovraccaricare col passare del tempo, perché mi piace veramente tantissimo. Sento una contrazione sia ai quads, ai quadricipiti, che ai muscoli femorali, ovvero quelli dietro la gamba. Sono veramente un esercizio pazzesco e non so perché non ho iniziato a farlo prima d'ora. Poi passo ovviamente ai polpacci. I polpacci potete fare abbastanza tante serie per farli crescere, dovete comunque applicare il sovraccarico progressivo, ma veramente vedete come mi sto mettendo indietro, è perché non esiste la forma corretta, dovete provare a sentire la contrazione nel target muscle. C'è chi preferisce farli da seduto, chi preferisce farli da in piedi, l'importante è che ci avete male a quei cavoli di polpacci quando allenate le gambe. Passo poi, dopo aver fatto questi movimenti, a leg curl e
leg extension, quindi questo è sulle macchine. Anche qui in questo giorno, in questo caso, stavo facendo il movimento in modo unilaterale, mi permette semplicemente di focalizzarmi di più sulla gamba. E scusate le riprese così, ma purtroppo non c'era nessun posto dove potevo lasciare la telecamera, quindi me la sono dovuta tenere in mano mentre facevo gli esercizi. Ovviamente questo torna a dire la cosa principale, che ci stanno alcuni di voi che magari non vogliono fare solamente gambe perché non riescono a essere abbastanza motivati per andare in palestra e fare solamente gambe. Che cosa fai allora? Ci aggiungi o all'inizio o alla fine un gruppo muscolare che devi per forza di cose allenare, ad esempio per me gli addominali. Se io non andassi in palestra a fare gambe non allenerei gli addominali, e come sappiamo, se vogliamo avere una tartaruga dobbiamo costruire i muscoli addominali. Quindi vengo in palestra, faccio gambe, mi sforzo a fare gambe per poi poter fare anche gli addominali. Stessa cosa una lo potrebbe fare aggiungendo, che ne so, invece di fare bicipiti e tricipiti nelle altre giornate, nelle altre sessioni, lo fate al fine dell'allenamento di gambe. Questo è un modo per praticamente fregarvi e andare in palestra anche a fare gambe, perché so che alcuni di voi magari non sono molto costanti, perché io personalmente non lo sono mai stato. Mentre per la parte superiore del corpo mi sforzo perché amo avere il pump, gambe non ho mai, diciamo che non ho mai sentito il piacere, provato il piacere con l'allenamento gambe. Quindi, serie di addominali alla fine, così che devo per forza andarci. Se vi è piaciuto questo voiceover, mi raccomando, lasciatemi un like, mi aiuta tantissimo, e godetevi il resto del video. Appena finito ora l'allenamento, questo completino My Protein a prova di palestra. Ottimo, veramente. E un'altra porzione di voiceover, purtroppo oggi è così. Mi vedete qua, sono andato al Circus, che è a nord di Bath, a nord della città. È un posto pazzesco. Gli ultimi 2-3 giorni c'è stato un sole splendido qua a Bath. Come vedete, tutti gli inglesi subito a mettersi fuori in giardino. Chi gioca a calcio, chi beve birra, tutti bevono birra. Questo è Royal Crescent di Bath. Ed eccoci tornati a casa con il mio bowl of protein oatmeal. Ci ho fatto semplicemente dei fiocchi di avena cotti nel microonde con dell'acqua per 2 minuti e ci ho aggiunto uno scoop di whey protein. Buonissimo, lascio questo qua e vi parlo, come avevo detto, come leggete magari dal titolo, della nutrizione, di un aggiornamento su cosa sto facendo, se sto in bulk o no. Come avevo detto, pensavo di fare un bulk fino alla fine di maggio. Purtroppo, con tutto il casino che ho avuto all'università, non stavo abbastanza con la testa, ho mangiato abbastanza male, ho mangiato tanta pizza, ho mangiato tanti, diciamo che con la dieta non sono stato al massimo. Questo che cosa mi ha comportato? Mi ha comportato a mettere su un pochino di grasso e soprattutto di non avere una performance al 100% in palestra, perché più o meno non ho monitorato troppo bene i macronutrienti. Ci stavano alcune giornate che ero tipo, tornavo a casa alle 3 di mattina, ero tipo, va, guarda, mi mangio una pizza perché non ce la faccio più. Sono umano anche io e queste cose succedono. Quindi il programma era di arrivare a fine maggio in bulk e iniziare da giugno la definizione. Cosa è successo però? Praticamente automaticamente, da quando ho finito col progetto all'università, mi sono sentito no, però voglio rimettermi in forma da subito, e ho iniziato di nuovo a monitorare per bene le calorie e soprattutto le ho diminuite un pochino. Sono intorno alle 2500 calorie in questo momento, diciamo che ancora in mantenimento, però non sono più sicuramente in un bulk e non sono nemmeno in deficit, sono in mantenimento. Mi sto preparando, diciamo, per poi a giugno tornare in definizione, in cui ridurrò gradualmente le calorie, ovviamente sempre seguendo la dieta flessibile, ma questa volta voglio concentrarmi soprattutto su calorie e proteine. Saranno le due cose che monitorerò abbastanza assiduamente ogni singolo giorno: calorie, proteine. Carboidrati e grassi, quello che potete fare anche voi, dipende, siamo tutti un po' diversi. Magari a te ti piace più mangiare del cioccolato, a me piace più mangiare la pasta, il riso, che ne so, il pane, queste cose qui. Quindi veramente la cosa fondamentale sono le proteine e le calorie, perché le calorie sono ciò che ti faranno scendere di peso o aumentare di peso, mentre le proteine sono ciò che ti permettono di andare forte in palestra e soprattutto di mantenere più massa muscolare possibile se tu vai in deficit. Quindi quello voglio essere sicuro, e quindi ne monitor ogni giorno. Carboidrati e grassi farò un po' ad occhio, ci saranno dei giorni in cui mangerò più carboidrati, altri giorni in cui mangerò più grassi, anche dipende da quello che faccio durante la giornata, durante la mia vita. Se esco a cena con, che ne so, gli amici, magari lì un po' di più saranno i grassi, e invece se esco a bere della birra li conterò come carboidrati, e quindi magari in quella giornata ci sarà più carboidrati. Vi provo a far vedere che non sono perfetto, nemmeno io, non dovete essere perfetti, perché la costanza è la cosa più importante. A patto che voi state rispettando le fondamenta, che sono calorie e proteine, poi carboidrati e grassi li provate e vedete voi come va meglio per voi. Ci saranno magari alcune volte andrete più carboidrati, altre volte più grassi, non mi ripeto. Detto questo,
Penso di entrare in definizione, sì, proprio dal 1 giugno, e scalerò gradualmente le calorie. Inizierò da 2004 e poi ogni 2 settimane scenderò di 150 calorie, fino ad arrivare magari a fine giugno che sarò intorno alle 2000 calorie. Non voglio arrivare a una definizione chissà che cosa, soprattutto perché poi a luglio, quando iniziamo a fare i daily vlog e saremo in palestra sempre, voglio essere comunque abbastanza riempito muscolarmente. Quindi sicuramente farò un periodo di definizione non troppo lungo e poi riprenderò a mangiare più o meno a mantenimento, forse un lean bulk durante quest'estate, perché come ho detto in un altro video, volevo fare quest'estate, non voglio definirmi al massimo, voglio definirmi abbastanza da stare bene in spiaggia, però poi voglio continuare a costruire la massa muscolare perché voglio provare a fare questo salto di qualità. Non mi vedo ancora muscoloso come vorrei, penso che posso prendere ancora 4-5 kg di muscoli e voglio quindi stare in surplus per più tempo possibile, perché alla fine da natural è quella la cosa più complicata: perdere i grassi, basta che fate deficit calorico e state a posto. Detto questo, so che ho parlato per troppo tempo, ma spero che possa essere di aiuto a voi. Penso di fare 2 video separati in cui parlerò del mini cut, della definizione, e vi spiegherò esattamente tutto quello che sto facendo, quindi non vi preoccupate, arriveranno. Detto questo, mi godo il mio bowl di protein oatmeal. Se state ancora qua, vi voglio ringraziare tantissimo, lasciateci un like, commentate, iscrivetevi al canale, vi ringrazio di cuore, ci vediamo nel prossimo video, ciao!